Una ciotola per la pappa doppia, adesso me la vado a prendere. Questa è la ciotola, c'è scritto cat ovviamente e ci sono tutti i gatti neri intorno. Ok, e questa qui mi piace particolarmente, è in ceramica e a panna piace, diciamo, gliel'ho lavata prima e le piace, insomma. Questa qui è costata 5,99 € doppia, se no ci sono anche le singole e sono anche più grandi, più fonde, più capienti. Comunque io ho preso questa qui, c'è anche per cani se non sbaglio, dello stesso genere. E questa quindi 5,99 euro. Poi ho preso il tiragraffi che vedete di fianco a me. Andiamo da vicino a vederlo, vi dico che è stato facilissimo montarlo, è davvero facile, i pezzi c'erano tutti, la qualità è molto buona, mi piace particolarmente, piace anche a Panna. Sono contenta di averlo comprato con lo sconto ovviamente perché costava più di 100 euro, io l'ho acquistato con lo sconto, l'ho pagato 99 euro. Tenete conto che è grande, è molto grande, quelli piccolini vanno anche sui 40 qualcosa euro. Questo qui grande ovviamente costa qui i suoi soldini e infatti non ero convinta di acquistarlo perché comunque è una bella spesa. Intanto lì c'è Panna che dorme sul divano. Panna saluta tutti per piacere perché mi chiedono dove sei finita. Beh, io stavo dormendo, ma se mi fai dormire ancora un po', io ho gli occhi che si chiudono, ho un sonno. Pani! Ciao a tutti, va bene, ciao a tutti. Eccoci qua. Allora, gliel'ho messa qui perché quest'angolo qui mi pareva giusto, perché sennò salta sui mobili. Allora, vedete che è molto molto alta. Io adesso sono sul pavimento e la base è fatta con questa piattaforma qui, dove si avvitano questi tubi dove si può fare le unghie tranquillamente. E parte con questa scaletta che è tutta in peluche e qui c'è una casetta, la prima, e addirittura quando la stavo montando lei non voleva che mi avvicinasse a questa casetta perché lei stava dentro e se vuole il gatto si ferma qua. Ovviamente qui a sinistra c'è un'altra apertura dove il gatto può uscire. E di qua c'è un'altra piattaforma, sempre con i tiragraffi e può salire su questa, sopra la casetta in pratica, e da sopra la casetta vedete che c'è un'altra scala con il topino qui, c'è un'altra scala dove c'è un'altra piattaforma con un'altra casetta e altri tre tiragraffi con le, ecco adesso ci va sopra, vi fa la dimostrazione lei, con le altre piattaforme sopra. Ecco, adesso ha detto che lei va là sopra a dormire perché là c'è caldo. Panna? Panna, diglielo che ti piace tanto questo gioco. Mi ha detto, ma io adesso non ho tanta voglia di giocare. Però siccome mi fai il video, io ti faccio la dimostrazione. Ciao a tutti! Ecco qua. E lei adesso si piazza lì, tranquilla, là. E questo è il suo tiragraffi che si chiama, se volete saperlo, se volete acquistarlo, si chiama Raperonzolo. È molto bello, ce ne sono anche di leggermente più alti. Ok, io vi ho fatto vedere tutti i miei acquisti e con quest'ordine che era diviso dall'altro della pappa, mi hanno regalato, aspettate che ci arrivo, no, sia con l'altro ordine sia con questo ordine mi hanno regalato una bustina per ordine di questi qua, di questi bocconcini a forma di cuore e sono di pollo praticamente. Si vede che è carne secca in pratica, è carne di pollo secca e le piacciono, questi qua le piacciono sì, parecchio, però gliene do uno alla volta perché sennò li vomita. Si vede che comunque lei non ha lo stomaco abituato a questo cibo qua e quindi se gliene do uno in più lo butta su, però alla fine le piacciono, quindi mi basta questo, ecco. Poi se volete seguirmi ogni giorno andate su Instagram e cercate me, Marina Perino, ho questo nome qua.
Non c'è nessun altro con questo nome? Non lo so. Vabbè, niente, con questo video vi saluto e vi aspetto a quello dopo che riguarda Panna. Quindi vi aspetto perché metterò le foto e video di Panna. Quindi per chi mi chiede sempre dov'è, ve la faccio vedere. E sta benissimo, come avete visto già prima. E basta, vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Ciao ciao!